Cari fratelli, continuiamo nel nostro cammino di analisi, di riflessione, di ritrovamento con la ricchezza delle nostre costituzioni che l'ultima volta abbiamo lasciato introducendoci all'analisi o almeno a una visione il più generico possibile nel modo di spiegarla sul proemio delle nostre costituzioni. Abbiamo fatto un confronto che discorsivamente si è fatto così veloce tra quello che diceva il proemio del 1604 e quello del 1994. Proemio è l'ingresso, la soglia, il varco per entrare, per prepararci all'ingresso e a godere dell'edificio delle nostre costituzioni in modo pieno. Perciò iniziavamo con questo spunto di riferimento a che il proemio del 1604 inizia con quello che oggi è l'articolo secondo delle nostre costituzioni. Che appunto questo articolo secondo esprime il carattere più formale degli elementi che integrano la nostra vita, cioè ci dice che l'autorità competente ha riconosciuto, ha confermato la nostra forma stabile di vita nella Chiesa, che appunto trova la sua sorgente nella vita che ci raccontano gli Atti degli Apostoli. Perciò non dobbiamo perdere mai anche questo riferimento teologico, spirituale, ecclesiologico. Il nocciolo della nostra vita come vita ecclesiale, come vita religiosa, ha a che fare con la vita della comunità di Gerusalemme, che ci presenta innanzitutto il capitolo secondo degli Atti degli Apostoli. Dicevamo aspetti più formali, perciò, no? L'approvazione, il fatto di essere confermati dal Papa Clemente VII e i suoi successori, e che adesso noi ci disponiamo a osservare queste costituzioni che custodiscono la nostra forma stabile di vita, ma facendo la giusta revisione in seguito a ciò che è cambiato nella Chiesa. Innanzitutto dal Concilio Vaticano II in poi e dal nuovo codice di diritto canonico del 1983. Perciò lo spirito del proemio, sia del 1604 che del 1994, da questa prospettiva formale, perché noi ci presentiamo? Perché siamo una forma stabile di vita approvata dal Pontefice, e che stiamo convinti, vogliamo portare avanti, vogliamo osservare questo che costituisce la nostra forma stabile di vita nella Chiesa. Certo, possiamo estenderci più a raccontare, a esprimere e a confrontare gli elementi che integrano i due, ambedue i proemi, 1604-1994. Ricordatevi che questo del 1994 è più lungo, ha due capitoli e sei articoli. Quello del 1604 è più breve, schietto e si concentra nella presentazione di questa forma stabile di vita, riconosciuta dall'autorità competente della Chiesa,
che ha la sua sorgente negli Atti degli Apostoli, che siamo disposti ad osservare, e poi ci dà altre caratteristiche che sono quelle che si riprenderanno nei successivi articoli del secondo capitolo del proemio attuale. Tra queste caratteristiche possiamo pure riprendere come si fa allusione al ruolo sussidiario e precipuo della legge naturale, della legge evangelica e della legge che emerge dai sacri canoni, e si riafferma un principio fondamentale per il nostro ordinamento giuridico, che nulla obbliga sotto colpa, ma sotto pena, eccetto che intervenga un precetto o un disprezzo. Questo principio, che vedremo più in avanti quando dettaglieremo gli articoli, le leggeremo e faremo un piccolo commento, questo principio viene oggi nel 1994, presente già dal 1604, cioè sia le prime righe del proemio del 1604, sia il principio di questa presenza sussidiaria, quando le Costituzioni non dicono nulla, dove cerchiamo il fondamento del diritto che scorgiamo è dovuto dalla legge naturale, dalla legge evangelica e dalla legge che emerge dai sacri canoni. Dunque, legge naturale, sia divina o umana, legge evangelica sarebbe anche la legge divina positiva che si manifesta nel Vangelo, nelle parole di Gesù Cristo. Pensiamo al discorso della montagna, no? E le antitesi, per esempio. I sacri canoni è quello che stiamo parlando in questi giorni. Allora, davanti alle lacune della legge nelle nostre Costituzioni, andiamo alla legge naturale, la legge evangelica o i sacri canoni, e come ben sapete, allora parliamo di diritto comune, diritto universale. Dicevamo, prima righe, l'appello sussidiario per risolvere le lacune della legge, e poi quest'altro principio. Nulla obbliga sotto colpa, ma sotto pena, eccetto che intervenga un precetto o un disprezzo. Dunque, soltanto la colpa c'è quando davanti alla violazione esterna, notevole, pubblica, di un precetto in materia grave, fatta con il dovuto avvertimento e l'intenzione chiara, lì, cioè davanti a un delitto, interviene pure un comandamento divino. Per esempio, allora, quando il superiore comanda di fare qualche cosa e uno non la fa, lì non c'entra la colpa. La colpa capita nel senso morale. Lì c'entra la pena, cioè è un'azione esterna di disobbedienza, certo, ma che va considerata in questa dinamica di mancanza, a seconda della gravità sarà delitto, ma non è un peccato, detto così, più direttamente. Non ci soffermiamo troppo su questo perché riempiremo i prossimi 5 video con queste idee. Basta avere chiaro questo, che è un principio d'altronde umanistico, non attenagliare la coscienza dei sudditi, ma appellare sempre alla responsabilità del suddito. Perciò va sottolineato, e guai ai superiori che vogliano comandare
prendendosi sul serio quello che dice che fanno le veci di Dio quando comandano secondo le Costituzioni e sono i superiori legittimi. Perciò anche se non manca l'autorità ai superiori per imporre un obbligo sotto colpa, benché sotto peccato mortale, non dovrebbe rischiarsi di allacciare la coscienza dei sudditi con precetti oppure comandi temerari, non sotto colpa, non è un peccato, è sotto pena, sarà un delitto, sarà una mancanza di rispetto, un atto leggero, ma non un peccato. E il medesimo proemio, sia nel 1604, stabilisce che le costituzioni alle quali ci introducono si dividono in tre parti. Ciò che si riferisce alla prima ha a che fare con ciò che si corrisponde al culto divino. La seconda considererà quello che sviluppa le osservanze della nostra congregazione. E la terza, quello che spiega il modo in cui si governa tutto, l'ordine teatino. Dunque, culto divino, osservanze della nostra congregazione, governo dell'ordine. Le tre parti, l'edificio giuridico del nostro ordine, secondo le Costituzioni del 1604. Nel 1994 che troveremo? Anche troveremo tre parti, però sono tre parti diversamente nominate, diversamente segnalate. Abbiamo così la prima parte, i chierici regolari nella Chiesa, la missione e formazione dei chierici regolari sarà la seconda parte, e certo la terza è l'amministrazione di tutto l'ordine, dunque sì. L'asse della terza parte delle costituzioni odierne sarà pure il governo dell'ordine. Però, badate, sempre sono proemio e tre parti, soltanto che nel 1604 il primo accenno è riguardo al culto divino. Così, se ci soffermiamo un attimino a condividere soltanto l'indice delle costituzioni del 1604, troveremo che nella prima parte, pure nella seconda e nella terza, cioè in tutte e tre le parti, sono 10 capitoli. La prima parte, i 10 capitoli, hanno a che fare con questa dinamica del culto. Capitolo primo, riguardo alle ore canoniche. Capitolo secondo, riguardo ai riti e le cerimonie. Poi se ne parla circa la pulizia e la lucentezza, la bellezza nelle chiese. Poi nel capitolo quarto si fa cenno ai ministri dell'altare, eppure agli ordini che loro portano avanti. Capitolo quinto di quella prima parte del 1604 ne parla sull'amministrare i sacramenti. Capitolo sesto sul reggere le monache. Ah sì, questo dopo faremo qualche cenno, però sapete allora che c'era questo capitolo e che faceva fondamentalmente riferimento al rapporto tra i teatini e quelle congregazioni femminili con cui avevano avuto a che fare nella loro fondazione. Poi il capitolo settimo della prima parte ne parlerà di quelle che devono dedicarsi alla predicazione, poi dell'orazione mentale,
riguardo alla ricezione dei sacramenti e il capitolo decimo riguardo alla preghiera che si fa in favore dei defunti. Prima parte, Costituzioni 1604, il culto divino, ciò che ha a che fare propriamente con il culto divino. Badate, pensate un po' nel confronto delle strutture di ambedue le Costituzioni, qual è l'accento che si metteva in quell'epoca, qual è l'accento che si mette adesso parlando nella prima parte, Costituzioni 1994, su i chierici regolari nella Chiesa. Grazie e ci vediamo fra poco.